Ma è stata una buona settimana di lavoro, si è chiuso il mercato, insomma, da mercoledì soprattutto abbiamo cominciato anche a inserire gli ultimi arrivati. Nel frattempo abbiamo lavorato sui nostri criteri, sulle nostre consuetudini, abbiamo fatto una buona settimana di lavoro, la squadra sta bene. Una sfida, quella di Monopoli, forse più simile alla prima con l'Impero che non a quella di domenica scorsa con il Bisceglie, per la tipologia di avversario, un avversario che gioca, un avversario che magari è un po' più aperto, però un avversario che rispetto all'anno scorso magari ha un po' meno di esperienza. Come riesce, come pensa magari di fronteggiare? Ma non credo che loro hanno un po' meno di esperienza, perché comunque hanno mantenuto 6-7 giocatori che facevano parte di quel contesto, perché ultimamente sono arrivati giocatori come Piccinni, come Jefferson, ad alzare come giorno, come carriera, ad alzare il livello di gruppo. È una partita completamente diversa rispetto a quella di Bisceglie, perché sono diverse le caratteristiche dell'avversario, dal punto di vista dei contenuti tecnici e tattici. Il Monopoli ha decisamente molto di più rispetto a quello che ha proposto il Bisceglie, e quindi è una gara importante, dove avremo bisogno di fare una prestazione importante, dove dovremo avere voglia di andarci a confrontare sul loro campo con una squadra di spessore, di qualità, fra le migliori di questo campionato, e quindi è subito un test, un ulteriore test impegnativo. Da parte nostra noi dobbiamo basarci come sempre sulla prestazione, dobbiamo fare una partita giusta, una partita autorevole, una partita equilibrata, e dobbiamo in qualche modo accettare il confronto. Il Monopoli è una squadra che accetta il confronto. Questo non significa che nessuna delle due squadre si sbilancerà, ma sono due squadre che giocano un buon calcio. Tra l'altro loro vengono da un esonero anche di un allenatore. Beh, insomma, non entro in merito, è ritornato Scienza, che è un collega che stimo, così come stimo Roselli, a cui auguro comunque un grande in bocca al lupo. E niente, è una partita subito impegnativa, ma come ce ne saranno tantissime in questo campionato. La differenza sono le caratteristiche degli avversari. Noi, da parte nostra, l'abbiamo preparata bene, stiamo bene e abbiamo voglia di fare una prestazione giusta. Mister, mi rilascio proprio a questo. È vero che torna Scienza a Monopoli, però è anche vero che non è la squadra di Scienza, che ha cambiato tanto. Penso a Paolucci, Sunas, proprio negli ultimi giorni è arrivato Jefferson, insomma, quindi è vero che Scienza conosce l'ambiente, conosce la squadra, ma non è la squadra con la quale ha terminato lo scorso anno. Probabilmente Roselli, anzi sicuramente Roselli, per giocare diversamente, le sue squadre sono un po' più robuste, forse dal punto di vista fisico, mentre Scienza, come diceva lei, è più aperto al controllo. Probabilmente questo è un bene, per lei, chiaramente, perché Catanzaro che è abituato e vuole confrontare il suo rivale. Non lo so se è un bene, è molto difficile dirlo, perché poi non è che a volte sembra che una squadra che cerca di giocare a calcio sia una squadra più squilibrata. In realtà non è così. Io ho visto giocare il Monopoli in queste due partite con Roselli, e devo dire che francamente c'erano pochissime differenze rispetto a come si proponeva l'anno scorso, e questo ha un solo significato. A parte la differenza fra i due allenatori, che Roselli ha continuato un percorso di lavoro, mettendoci chiaramente degli aspetti personali, e che comunque c'è una base di lavoro. Infatti il Monopoli gioca con 6-7 giocatori che fanno parte del contesto dell'anno precedente, comunque il modulo è quello. Non credo che ci saranno tante differenze, perché poi si entra subito sul vivo, perché poi adesso i punti, siccome il campionato, sono importanti, fanno classifica, fanno graduatoria, quindi attraverso le partite che tu fai poi c'è una classifica che corrisponde alle gare, ai punti che fai. Quindi noi di questo, ma questo lo sappiamo, ma non è che dobbiamo pensare né alla classifica né ai punti, noi dobbiamo pensare andare a fare le prestazioni. Di quello che abbiamo fatto fino adesso sono discretamente contento, ma deluso perché l'ultima gara avremmo meritato, però se non l'abbiamo fatto evidentemente qualche errore l'abbiamo commesso. Non è che cambiava il mondo, ma comunque erano due punti in più che avevamo dimostrato di meritare in campo e che ci potevano appartenere e che invece ci siamo lasciati sfuggire. Un campionato lunghissimo, cominciamo a giocare, io dico cominciamo a giocare, il resto
sono tutte chiacchiere, Auteri, Roselli, scienza, moduli, cambi, sostituzioni, veramente sono tutte chiacchiere che difficilmente la domenica entrano nel risultato di una gara. Gli allenatori entrano nel risultato di una gara, ci entrano durante la settimana. Sono due giocatori allenati che comunque sono appena arrivati e hanno bisogno di essere inseriti nel nostro contesto. Bianchimano ci conosce un po' di più rispetto a 40, 40 è un giocatore di qualità come ce ne sono tanti altri in questa rosa. Tempo al tempo tutti avranno le opportunità, ricordo sempre che ciò che ci deve indirizzare e che deve indirizzare il nostro lavoro è l'obiettivo comune che abbiamo, è quello di cercare di avere una classifica importante, la più importante possibile, perché no, quella di essere magari davanti a tutti, ma questo è difficile dirlo adesso, è un campionato che è cominciato lunghissimo, ho l'impressione che quest'anno, per il tipo di campionato che sarà, tante partite saranno molto equilibrate e quindi credo che, forse, però è molto presto per dirlo, credo che rispetto all'anno scorso la media punti si possa abbassare. Le prime giornate hanno già detto questo, poi se lo analizzo dall'esterno, la caratura delle rose di tante squadre esprime grande potenzialità, quindi le partite saranno sempre certamente sofferte per tutti, non soltanto per noi, equilibrate e come sempre i risultati saranno determinati quasi sempre dalle prestazioni. A volte può succedere di fare delle partite migliori rispetto all'avversario, decisamente migliori, come quella di Bisceglie, magari non ottieni tre punti, ma questo, il calcio è fatto così, a volte ti leva, poi in qualche modo ti restituisce. Nessun appunto comunque per Bisceglie? No. Ma probabilmente siamo un po' tanti, però siamo nati così dal mercato, io ho il dovere di allenare tutti bene, questo non è un aspetto semplice, allenare e tenere coinvolti tutti durante ogni seduta quotidiana, tutti coinvolti con lo stesso obiettivo, però devo dire con un pizzico di presunzione che ce la siamo cavata molto bene questa settimana, perché pur essendo in 27 ad allenarci tutti sono sempre stati coinvolti, ho detto ai ragazzi io vi coinvolgerò sempre, per me non ci saranno sempre situazioni diverse, è chiaro che dovrò fare delle scelte, non è facile, ma siamo riusciti ad allenarci veramente bene pur allenandoci in 25. Sarri ha detto che una rosa così ampia, noi non siamo la Juve ma anche noi nel nostro piccolo abbiamo degli obiettivi importanti, ha detto che non è facile allenare una rosa come quella della Juve così ampia, cosa vuole dire? Perché numericamente sei costretto molte volte a tenere fuori della gente e quindi questo può delegittimare, può evitare il coinvolgimento totale di un giocatore, il giocatore perde, noi lo abbiamo fatto invece, abbiamo coinvolto tutti nello stesso identico modo, però diciamo che forse con un po' di presunzione, un po' di esperienza e bravura. In questo credo di averla, almeno in questo. A proposito di questo, mister, non c'è dubbio sulle sue qualità nella gestione dei gruppi, però in avanti, avendo ora davvero tantissime alternative, diventa un po' più complicata la scelta partita per partita. Chiaramente non le chiedo che tipo di formazione e quali uomini mandare a domani, però a suo avviso è una gara da calciatori predilinei o meno? Io non riesco a fare questo tipo di previsioni, si valutano le situazioni al momento, poi francamente questa differenza fra giocatori brevilini e giocatori di una stazza fisica diversa la capisco poco, perché comunque cerchiamo di giocare sempre da squadra e da collettivo, ma no, perché scelte, si va sempre sul merito, io andrò sempre sul merito, il merito cosa vuol dire? La motivazione che settimanalmente, quotidianamente un giocatore metterà, quindi anche la disponibilità e l'atteggiamento verso l'obiettivo del gruppo, di tutti, del gruppo, e poi quello che sarà il rendimento, è chiaro che dovrò fare delle scelte e che quindi alcuni avranno delle opportunità prima e altri li avranno un po' dopo, ma le opportunità le avranno tutti, non è che
sono per le pari opportunità, ecco, proprio per parlarci così, tutti avranno le loro possibilità. Noi d'altronde abbiamo un obiettivo importante, fra un po' si giocherà anche su due fronti, lo dico già adesso, la Coppa Italia sarà fondamentale, sarà importantissima, ma non siamo neanche l'unica squadra ad avere una rosa così ampia, perché il Monopoli ha 25 giocatori. Guardate, io non vado a sensazioni, perlomeno sensazioni teoriche, mi baso su quello che è il lavoro quotidiano e il lavoro quotidiano mi dice che siamo un gruppo forte, che siamo un gruppo forte, forte fino a quel punto non riesco a dirlo perché è molto difficile, questo lo determineranno anche le prestazioni che faremo, ma siamo un gruppo forte, quando dico forte significa che dico che ottimizzando tutto e mettendoci tutti nelle condizioni di dare tutti quanti il massimo sotto ogni punto di vista emotivo, tecnico, tattico, comportamentale, motivazionale, senso di appartenenza, tutti quanti il massimo, siamo in grado di sfidare chiunque, siamo in grado, però è molto difficile adesso affermarlo e dirlo, siamo in grado di fare bene. Dire questo non significa che su tre partite ne dovremo vincere o ne vinceremo obbligatoriamente quattro, perché è impossibile, qualche volta ci capiterà, come no, anche di non ottenere dei risultati, è già successo, però dobbiamo andare avanti per il nostro percorso perché comunque è un campionato lungo, difficile ed equilibrato, ma noi abbiamo i criteri giusti per fare bene.